tutti quelli di quelle Sailor, io sono Ferdinand e sono un gran fan di Sailor Moon. Oggi è un video a Sailor, come potete vedere. Oggi è domenica 14 gennaio 2021, volevo dire domenica 21 gennaio 2016. E un sondaggio ha fatto vincere Sailor Neptune con 4 voti sul mio Instagram. Io l'ho preso una settimana fa, qui a Firenze, sui 17 euro è qualcosa, è sia Uranus sia Neptune. Ovviamente la nuova serie di Funko Pop dedicata alle ultime rimanenti guerriere Sailor, le Water Senshi più Sailor Chibi Moon. Ma prima di questa di queste Sailor sono uscite Queen Berry, Sailor V e basta, e dovrebbe uscire, penso a febbraio o a marzo, anche la Funko Pop di Super Sailor Moon. Quindi queste sono le edizioni speciali. L'artwork, vediamo Michuri alias Sailor Neptune con lo specchio, l'Aqua Depp Mirror, è la 298, 297 Sailor Uranus, 200. Ora poi andremo a vedere. Eccole qui, Toei Animation, tutte le originalità. La 299 è Sailor Saturn, mentre 297 Sailor Uranus, che vedremo in un prossimo video, 296 Sailor Pluto e 295 Sailor Chibi Moon. Allora, a me nei prossimi mesi io prenderò Pluto e Saturn da Moon Planet Shop per mancanza di spazio. Chi ha visto ieri l'unboxing della The Fan Box, mi è uscita Iron Man, la mia sesta Funko Pop. Eccola qui Neptune tutto in suo splendore, come potete vedere così la scatola, così. Ovviamente non capisco perché qui ci sono i simboli delle Inessenshi dietro a Sailor Neptune, qui boh, non lo so. Allora, ora apriamo la confezione. Chiedo scusa anche per la pessima qualità. Allora, anche qui... No, qui non c'è il piedistallo. Oddio, è cascata. Ah, no, eccolo qui. Il piedistallo è uscito... Ah, non è nella bustina. Quindi, vedete, il piedistallo si trova all'interno della confezione. Che io non... Quindi, praticamente, la guerriera viene messa così. Ora io non so se l'ho messi bene. Ok, vabbè, si trova qui. Allora, la descrizione di Neptune, molto carino, lo specchio non si vede tanto. Lo specchio è presa dagli anni 90, Michuri, il suo fiocco verd'acqua, e molto bello lo specchio. Peccato che non si riesce a vedere il cane che sta mangiando, se se ne sta in umore, non si riesce a vedere all'interno dello specchio. Comunque molto molto carina, e a questa a me mi piace. Io poi con il programma, un altro programma di editor, ve lo schiarisco la luminosità, perché con questo telefono ora con questa luce è molto pessima. Poi ve le farò vedere anche alla luce del sole, se la volete vedere. Comunque vedete Sailor Neptune con lo specchio pronta all'attacco. I capelli sono... Comunque io pensavo che usciva dentro in bustina, come era successo quando me l'hanno regalato Sailor Mars, invece non è così. Come potete vedere, molto simile a Sailor Mars, questi occhi neri, queste guance rosse, molto molto bello. Devo dire la verità, voto 7, 7 e mezzo, mancando il collarino, però per tutto il resto vabbè, è uguale, secondo me è riuscito. Vi faccio vedere dove, eccolo qui, questo è il piedistallo, c'è proprio all'interno, c'è proprio la confezione. Allora, eccolo così va,
Ok, l'abbiamo messa. Se no qui mi casca. No, non mi casca. Io non so com'era. Non era così. Vabbè, la mettiamo qui. Allora, non so che altro aggiungere, perché la... Oddio. La Funko è fatta bene, diciamo, in certi sensi. Ah, forse... No, aspetta, non era così. Vedi, non mi si chiude. No. Vabbè, dopo le vediamo. Vabbè. Nell'info box dovrete... Lasciate perdere. Nell'info box dovrete tutti i miei contatti, da Facebook a Telegram, i canali ragazzi del Sailor Team, da Chiaraciu a Framore Mate Channel, il mio secondo canale di Random Tuber Boys. Vi aspettiamo martedì, io e Framore Mate Channel, Luca Metabricks, su anime e commentary, alle live verso dalle 4 alle 3 e mezza, ora non mi ricordo. Sarò un fan affiliato ad Amazon, cercherò di sistemarla. Di là ora non c'è la luce perché è fulminata, cioè, quindi sto senza luce. Al prossimo video, non so se domani ci sarà un video, non lo so ora ancora. Ciao ciao.